oggi noi ci incontriamo per chiudere l'anno accademico 2013-2014. Come da calendario, quest'anno noi avevamo programmato il mercato di Saronno fra storia e poesia. Abbiamo commentato, abbiamo letto, abbiamo sviscerato tutte le poesie di questo libro e poi ho dato a ciascuno di voi, cioè a coloro che partecipavano al corso, la possibilità di aderire alla recita finale. E devo essere sincero, sono contento perché le adesioni sono 12 e pertanto, siccome non è facile presentarsi davanti al video, è perché il tremore e l'emozione fa sempre 90, quindi io mi complimento con voi che avete dato questa adesione, quindi questa partecipazione. La lista è lunga, quindi io direi di dare corso a queste declamazioni partendo da una pietra miliare che è sia del corso sia della nostra Uni3, che è Ester Aliprandi, la quale aprirà le letture presentandoci la poesia L'Us de Sant'Antoni. L'Us de Sant'Antoni. Come le vive bella sta gesetta, quan la lusis al di de Sant'Antoni. Che se fandré intorno alla siretta, fir l'er de gen che fan un pandemoni. In mezzo al frec che il pica e il cagna i os, ribrilen i bancarei pien de bumbuni. Sotto al tabar, quatà dal gran geros, un quei vegeta il tacca sui firuni. Se sento un martellet per stai campan, fra tanto gibile che gain la fera. Anche a sta festa galso bel riciam. Per cascia via malane malefissi, se pisa Sant'Antoni una candira, e cui pater se sbrana i regulissi. Bravo Ester! La seconda poesia ci viene presentata da Aldo Ferrario e il titolo della poesia è Di de Mercà, giorni di mercato. Di de Mercà. L'RSE trasdenter in del burdel, per golludur la vita del mercà. Trandai vigni, fra mila bancarel, gestava al gambolgia riunal. Blucava tutto il traffic del paese, per ben 3 dì durante la settimana. E i gent, che eran verde fa spes, gangiustruà il modello della cucagna. La fera la durava una mattina, come del resto la dura anche mo in che. L'antapinava islar della ciuchina, la piazza, la via Com, e si di bè. Gheri Purcei in piazza Indipendenza, e scepapiat in quella della Cruz, scarpe e sciavat in la riconoscenza, e tanto ben di Dio per ispus. In San Cristofer, fiora di presun, su stava il sejuné qui cadregat, e i menestrei cantavano i canzon davanti all'osteria e al pulentat. Tra futureux, latte e formaggiat, besti de vent genere intorno a mo. In via Cavour, dinanzi al sucarat, ghera cunili, pui, puluni e oc. Poi, pian pianì, dedigene stavun, e gan portato quanto al mercoledì. De sabet gè rimasto un quei gudun, con la fobia e il guser mercatin. Forse, il progress e gli anche che passà, han portato del center tutti i don. Ma il vespro verbi, certo le restà, quel di Tridon del mercato Saron. Bravo Aldo. Il terzo intervento è affidato a Gianmaria Ferrari. Ci propone la poesia El Mangiafuoco. El Mangiafuoco. D'un tratto si vede in piazza una vampada. La gente la si fa sotto a pas de bœuf. C'è una gran ressa sulla la risada.
a far tremi, ven turna il mangia ferg. Biat menalana, rosmen peveron, e il tirafe de bocca e il sovelen. E dopo che trova concentrazione, il manda una spiada in ciel seren. A bocca aperta, brestoli dai fiam, con tus tremisi che il devasta il cuore, stan lì fio, in patacà ai somam. Scende il diavolo, scende di sperà, che per venire all'inferno, ai oggi tutti, una frega di castigo per i peccati. Bravissimo. Bravo. Ora è la volta di Mario Rogio, il quale ci proporrà il gelatè. E il gelatè. Rivava e sta e il sulte brustoliva, gremava tucitec, brusava i pra, e in ca, in di curtil, la genna moriva, a ghera propi e ris de sufegà. Inturna per i stadi in pulverà, passava la cisterna a spandegà, ma l'acqua la svaniva in del gremà, l'era l'arsura di potente sta. Berette scusa bianc, men salvagente, col birucin passava il sorbetè, gelati e paregin mi resta in me. Davanti al baracchin del gelatè bastava anche cinfran per il frescas. E i fiori facevano ferra i garzeghè. Bravissimo, bravo. Sesta interpretazione affidata a Maria Rosa Volpi. Ci presenta El Marmot de Saron. El Marmot de Saron. Fra i tanti artisti che fan cœur ui pan, che sfurnan i michè come i biscott, in San Cristoforo gli ancamoi castan, cagan la tradizione da fai marmot. L'empanatun cagan i puaret, fa con i nus, i fiche e i pon de pianta. Se mangia al dì de feste in di banchet, pien d'allegria con la genca canta. Le un dulce che tanca l'era in sci special e sarunat dal tempo che passà, mettevan sur al tavolo de Natal. In cosa fa fatica preparar per la dovizia e per la gran pazienza. Sin tu sfermà alla rua da Pangialt. Bene, brava Maria Rosa. La prossima interpretazione è affidata ad Alessandro Banfi, il quale ci presenta il cascit. I cascit andavano quattro quattro biscit ligà da un ton de corda per un col. Da tre del cu rusavano i cascit, conte il bastone, bacchetta da controllo. Casciavano tor, mangiò, vac e cavai, per la contrada, su fino al mercato. E poi ligavan l'atta caianei per fare la mostra a chi che aveva comprato. Om de fatica, rustic, grusulà, pareva che dovesse sbranare tutti. Ma invece, alle ragioni col cuore in mano. Saron aveva sempre rusti personaggi, che hanno impieni la storia del paese, che hanno indulsi la vista del paesaggio. Altra interpretazione affidata all'amico gemello di Alessandro Banfi, quindi Gianfranco Franchi. Ci leggerà l'amaretto originale. L'amaretto originale. Cane in gir per un mondo cichet, bianco e negro, color del risotto. De perdenza al taferra in brevet, che la gente capisce più una volta. Ma l'idea di un certo domenic e la boggia dal Giorgio Sansan l'han convinto, senza fare tanti predic, anche a quel che beveva il catram. Con un po' di nisciera pestata in la bagna di broc d'acquavit,
gena su una bevanda rumada che fa strage nella piazza mondiale. Mo, se sa cosa bevono in giro, la marè de Saron originale. Bravo Gianfranco. Prossima lettura è affidata a una signora, ha una voce femminile ed è quella di Dina Mortragio, e la quale ci presenterà Ibenson. Ibenson. In quel negozio stress come un budel che stava un tempo fin la tipografia, con tutto e Laura l'era un macel, che gira dentro l'era una pazzia. Dagheri dac l'ampeo tirata via, ma tu la gente che andava lì a comprare portava all'ari sta cartoleria. Videi clienti sembrava in tus de ca, per non aspettare per mettere sminga in fiera, passava nel bancone se serviva senza fare complimenti, senza una lira. Se ne è sul liber che la roba chi, dicevano ai Benson, buon come il pan. Va bene, paghi qualche vorì. Bravissimo. È il turno di Piero Giuliano, il quale ci propone Bastros e Marousset. Bastros e Marousset. Intorno ai vesti, fra rocul del mercà, ronzavano a fir l'era de Balos. Gavevan sempre voglia de fregà, che per disprez in sta chiama Bastros. Fasevan de mestè Marousset, continuaner che gan in bruiuni. Gaveva l'arte delle caidanè e porli froc dall'aria di cuiuni. Bravissimo, bravo. Beh, è il turno di Bruno Castelnuovo, che ci leggerà Carta da Zucchero. Carta da Zucchero. Che carta strana si trovava in ca, quando la mia mamma arrivava dalla spesa. Ogni colore una specialità, che per Savella l'era un'impresa. Sa che è marron là in del prestinè, dal macellar pacchetto di carta gialla. Carta da Zucchero in despicie, spessa o le usa intorno alla mostarda. E via con la velina di bomboni, cui scartuscei di droga e di caffè. Girava tanta carta in di borsoni, che i dondi scaricava con piacere. La carta in che le quella di giornai, che si adopera in grande quantità. In di negozi regni sui scaffai vasette e bugetit confessionali. Quel che interessa è di presentare i rop de vent in modo intelligente. Fa niente se perdi la qualità. Più se le de fa presa sulla gente. E in città un bagianato diventa un buon davanti alla reclame, con fantasia. Le fin bel fa i marturi coion, col portaca a montagne de porcheria. Bravo, bravo. È la volta di Bruno Garuti, che ci presenterà la poesia Una Cruz. Una Cruz. La roba più bella le andà spas, in bicicletta o a pè per la campagna. In del silenzio par de disfessias, di dispiacere di tutti i nostri magagni. Sun sempre sta e a mosun della vis, che in terra che ne non altro cantun, che ghe sumeia tanto al paradiso. Che bel più gli smal odor del trafuglium. Videi farfal balà sui fiorelit, scultai flinguei che denzin di rubin, te par che parlen ai saltamartit. Quando vo per il sentè passa il nervoso, e vende pensare spesso al nostro Signore. Capisci che i paesani piantano i cruz. Bravo Bruno. Bravo. Adesso la prima parte, questa è la prima parte, viene diciamo intercalata da un intervento a margine, se vogliamo, di Luigia Mortragio, la quale quest'anno non ha potuto, per impegni e soprattutto per motivi di salute, partecipare al nostro corso, però ha voluto presenziare ed essere qui con noi
a questo recital, e però l'abbiamo invitata a leggere un classico del mercato di Saronno. Il titolo della poesia è Il mercato Saron. Il mercato Saron ci viene proposto, appunto, come prima dicevo, da Luigi Amoltragio. Il mercato Saron. Con che vedi sti donna passà, tutti in ghingheri intorno al mesdì, a capisci che sta al mercato. Ed è proprio in che, mercoledì. Fan la corsa fa fuori da ne, ma più se fan dal gran cicciarà. Paran più gain da pulè, che dai dritti a sala san fregà. Quel che disan sutta sutta brassette, alenda il gos par contasse il chinci, in tremendi sti brucinciapet. Sa saludan per la santridon, come avere un mercato, il proverbio da chi a formà un mercato a Saron. Bene. Bene lui. La seconda carrellata inizia ora con la riproposizione degli stessi attori, se vogliamo, stessi recitatori, con Esther Aliprandi, la quale ci propone La sera su Milan. La sera su Milan, una stellata di luce sur Milan, giallo, verde, rosso, bianco. Una spianata de ca e de sas, de macchine e tramvai che sbuse nel silenzio d'una sera stracca. Una canzone, quater chacer dal balcon, una busada d'osteria in sul portun, e de lontan una finestra fissa. Trisbadili e una runfada, sotto al vel della Madonnina d'ora che la brilla sulla bögia de Milan. Bravo. Seconda interpretazione da parte di Aldo Ferrario, il quale ci presenta Caffè de Saron. Caffè de Saron, che poi il titolo vero è Caffè Lazaron, che a Saronno il caffè tipico era quello del Lazzaroni. Caffè Lazaron. L'era il caffè romantic de Saron, fosse con gust e tanta fantasia. De Lazaron, che stava fuori il nome, che andava dentro l'intera borghesia. Una buvette con dentro poltronette e marmi e luce e specie da fasalotte. Il camerer, bei luster cui livrette, mostraven servilenza ai signorot. In Piazza Granda l'era Mengiuel, che ribrillava sotto al portegà, un cafferin de lusso e più se bel, che tanta gente in su l'han frequentà. E dominava sura del mercà, che se faceva mo da qui parlì. Un dì de lui, una ruspa la desfà, da sarunat, me son senti morì. Bravo Ferrario, bravissimo. È la volta di Gian Maria Ferrari, che ci proporrà Sul fil dell'orizzonte. Sul fil dell'orizzonte. Sul fil dell'orizzonte e il suo moriva. L'acqua celeste la cambiava pelle insieme al ciel che ad asi e scoloriva. Sul mar calava un'ombra me un vel. Un'aria dolce, tendra e generosa la carezzava i labber e i cavei. Una barca la partiva silenziosa al vol e all'ultimo canto di usei. Bianca, rotonda, piena di calor, la luna in mezzo al ciel la palpitava e intorno ai stel lusivin d'un cerur che illuminava un mondo che si speggiava. Tacca una sperla d'acqua sulla riva, restava lì un gabbian a volteggià. In la giornata straca che finiva, tirava un fià per l'ultimo rimbeccà. Poi andava via anche lui,
lontan, lontan, fra cielo e mar, su un'onda misteriosa. Chissà dove riposano i gabbiani in della notte quieta e tenebrosa. Finiva il dì, arrivava la serena, la notte la me portava poesia, fra tanti stelle, tacca alla luna piena, trovava un po' di pace, l'anima mia. Bravo, bravissimo. È la volta di Mario Rogio, il quale ci presenta Mena Mario. Mena Mario, da un tecè della via di Fra, con la stoppa in Rue Gingirel, si vedeva il Mario a menà, e il Carlin a risame in camel. L'Angelina con l'Aber Murel la filava con Rucchetun. Era un masch, la pareva un turel, la buttava anche in mezzo al nebbion. Ma il fiume negro del cestabilimento la fa fare anche il nostro cordè. La spassa via di oggi, della gente, tu schirò dal sapore di un strano. Passa il tempo, scappa infine i ricordi e ti resta più niente in di mano. Bravo, bravo. Sesta interpretazione, è la volta di Maria Rosa Volpi e ci propone una tassa d'acqua buona. Una tassa d'acqua buona. In piazza dalla Gesa alla Madonna e fuori da San Francesco in piena sta, si surcigiava l'iter d'acqua buona per scorla sé caghera da crepà. Dalla spinetta d'una butesela venivano giù i rosoli a segulà. Da mancinghei e st'acqua fresca e bella la medegava i labar più gremà. Una saetta, brava. È la volta di Alessandro Banfi, il quale ci propone El Sumar del Campel. El Sumar del Campel. Circolava una volta il Campel, col Sumar, e partiti cantoni. Al vendeva, in dalla botte Sidel, Cunegrina, Lisciva e Saul. Per capis cusi bravi dunet, perché a lui gli mancava la voce, assunava un ridicolo cornet che il faceva sguagnare tutti i spus. Quando han visto che il faceva i danè, si misdretus insieme a Cobiot, sejunè, pelate e strascè. Assunavano i corni del mondo, ma alla fine i bouteghi da Saron han fa fora sti por vagabondo. Bravo, bravo. Inutile dire a chi tocca Gianfranco Franchi. Prima ci ha proposto l'amaretto originale, adesso ci propone gli amaretti de Saron. Lui vive in mezzo all'amaro, anzi all'amaretto. Prima si beve ed si mangia. Gli amaretti de Saron. Ormai le diventa la stessa roba. Parla di Amaret e da Saron, come mercà che è mai giù di moda, insieme a Chisabet d'Estididon. Le diventa famoso col bastimento, che il porto in giro e il non dal mio paese. Alle sbarcasse tutti i continenti, per far dolci la buca anche ai cinesi. E dei biscotti che piempe tutto il mondo, laurà, pastrugnà, d'ogni color. Ma qui che rinvenissi muribond, se scappano, se chiaman Lazaron, nessun che riesce a trovare l'accorgimento de fasti amaret in Chitambon. Bravo, Gianfranco. È il turno di Dina Moltragio, la quale ci presenta la rosetta cartolera. La rosetta cartolera. Le sta da tanti anni una bandiera tra via Littori e Ischel di via Cantun. Faceva de mestè la cartolera, quaderni e libar n'ha vendu un vagon. Me la rigordi a mo la zia Rosetta, veda il bancuna cicciarà coi don.
Gandavi de Fieu in via segreta, cercavi i cartolini del Messaron. È la volta di Piero Giuliano, il quale ci sottopone all'ascolto la poesia I quadri del Mercà. I quadri del Mercà. Sostavano in parada contro il muro, nella piazzetta, intorno alla ciocchina, vi paesaggio e c'è caricatura, illuminata al sud della mattina. In Cornisà faceva una gran scena, capolavoro al posto di Muserit. Pecca che la crudava tutta vena contro una firma, quella di Sbianchit. Bravo. Dopo Piero Giuliano è la volta di Bruno Castelnuovo, il quale ci propone Pan de Com e Pan Tramvai. Pan de Com e Pan Tramvai. A Saron, de Bonura alla stazione, gli arrivava una pagnotta profumata. La che aveva un qualcosa di più se buon, che in misura l'era bella disfesciata. I mornè per imitare sto pan de com, gan portano al paese acqua e farina. Che è successo che forse l'aria di Saron la sfornava fra Michet che era una rovina. Disperata per sta cretina di Michetta, ha voluto ripassare la sua reputazione, a bastone impastato contro l'ughetta. Un'idea assai potente e congeniale, e in sci che salta fuori il pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale. Bene, bravo Castelnuovo. Ultima recitazione. Tocca a lui. Volto stranito, però molto simpatico. Fuori fase, grazie. Siccome l'ho visto molto assorto, tocca proprio lui, Bruno Garuti, con Stravei de Campagna. Stravei de Campagna. Vuralessi curam mopari stravei, come una volta a pebbiot in dirunget, a prisma udur de biade de mei, saltà su e giò della sponda del caret. Vuralessi strappà broc de rubina per trovare la forcella del tirasas, spettassià per i campsiot de pulina, e pestà sulla scena i malgaras. Vuralessi dumà, ma pe se può più, torna in dre con tel tempo sui vessente, più fumà d'udur de gius e de rub. Senza ragion se continua fa su, e Saron l'ha perduto tutta la campagna, che sparì coi rubin in id del cucù. Bravo Bruno! Bravo, complimenti. Prego Rosa. Ne leggo io una, va bene. Allora io direi, io non sono in calendario, no, dovrei solo ascoltare. Allora, dal momento che il mercato di Saronno fra storia e poesia l'ho scritto io insieme alla con la professoressa Rossi, lei ha curato la parte storica, io ho curato invece la parte poetica, va bene, mi invitate, ho già capito, a leggere una poesia che nessuno di voi ha letto, ha proposto, va bene, chiudiamo allora il nostro incontro e chiudiamo l'anno accademico 2013-2014 con la lettura di una poesia da parte mia e così. Apro, per caso mi trovo dinanzi la poesia I Trani. I Trani cosa sono? Sono le vecchie osterie che un giorno popolavano San Cristoforo. Attraverso delle testimonianze io ho contato, assieme appunto a queste testimonianze, 14 osterie. I Trani. Voi vi potete immaginare una volta cosa c'era. Non c'erano i divertimenti di oggi, c'erano le osterie, per cui si andava in piedi e poi magari si tornava a casa un po' obliqui. Ecco. Allora, i Trani. Quanti vecchi si ristorano i os e si scaldano la punta di pe? In del Trani si sente in commos al puntel, in la foppa e al ramè. Se si fermano in quel del Basel, a nessun che risparmia il magun.
Qual sul segian al fanne sidel e stan lì fino a noci in setù. Salta fuori tremendi sarac fra Natasha e quei calis de vin. I calzun, tu smagià de patac, pare un proprio costum d'animal. Finalmente, veni in mente da cà, ma sta in pe, alle un'impresa bestiale. Bravo. Bene, io vi ringrazio per la vostra pazienza, per la vostra presenza soprattutto, e perché senza di voi io non avrei potuto fare niente, perché se no mi sarei dovuto parlare addosso. Quindi, ringrazio ancora l'amico Piero che è sempre stato a questo nostro incontro, e poi lui naturalmente farà del suo meglio per mettere insieme nel web questa, diciamo, ultima trasmissione dell'anno accademico 2013-2014. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie a lei.